trovato una finestra nel primo minuto del controllo, erano là che correvano. E allora siamo oramai nell'imminenza dell'ultima prova, la preparazione, la prova regina, la gara sui 5 giri del percorso, la gara senior maschile, dopo aver visto la magnifica prova tra le ragazze con il successo della Ghemetti, che si è ripetuta dunque lungo le rive dell'Olona e all'interno dei mulini, saranno 63 gli atleti in gara per la prova maschile, 5 giri a circa 10.300 metri. Tra i favoriti Leonard Pett, Kenya, il campione europeo di 10.000, il francese Morad Antonin, il campione privatista italiano di maratona Eyob Faniel, il bronzo degli europei di Berlino nei 3.000 siepi Yogi Chiappinelli, poi attenzione ai due etiopi Nibret Melak e Mukhtar Idris, che è l'uomo di dal curriculum più spesso per questa cinque mulini, l'etiope Osea Kiplangat, poi attenzione per sempre per l'Uganda Oscar Celimo e Samuel Kibet, e quindi gli azzurri Samuele Dini, Cesare Maestri, Marwan Rasine, Sebastiano Parolini, Italo Piazza. Andrea! Dov'è? Ah sì sì, ok. E vedremo come ci sono, Michela, ci sono il ritmo di gara. Andiamo a entrare, ragazzi. E si prevede sostenuto. Nicola, Luca, facciamo la presentazione. Nicola, passiamo velocemente alla presentazione di quelli che dovrebbero essere i protagonisti di questa gara. Allora, velocemente perché mancano pochi istanti alla partenza, con il numero 9 dall'Uganda, dato in grandissima forma, fosse lui la sorpresa, Samuel Kibet, con il numero 8, vincitore della ultima Bo Classic il 31 di dicembre, sempre dall'Uganda, Oscar Kelimo, con il numero 7, vincitore dei trials ugandesi, quest'anno una fortissima pattuglia di ugandesi, Osea Kiplangat. Con il numero 6, il due volte campione del mondo dei 5.000 metri dall'Etiopia e anche due volte vincitore della 5 mulini, Mukhtar Idris. Con il numero 5, sempre dall'Etiopia, attenzione a questo numero oggi, secondo al campaccio, Nibret Melak. Con il numero 4, bronzo agli europei sui 3.000 siepi, Yagi Chiappinelli!